ritrovati anche questa settimana in vostra compagnia per questo appuntamento che si sta sempre di più focalizzando sulle questioni politiche locali, provinciali e regionali, anche perché ormai è partita una lunga cavalcata che poi in primavera ci porterà nuovamente a votare, insomma, sembra che votiamo sempre, che le amministrazioni sono perennemente impegnate da un punto di vista elettorale. E noi questa settimana il nostro ospite è il consigliere comunale di Forza Italia, Leonardo Lallo, che è stato anche candidato sindaco nell'ultima competizione amministrativa qui a San Severo. Devo dire la verità, credo che abbia immediatamente ingoiato la sconfitta perché a differenza di altri ho visto che immediatamente in qualche modo si è messo a lavorare. Allora Lallo, come sta andando questa esperienza? Lei aveva già fatto l'esperienza da assessore provinciale, quindi con uno sguardo, una visuale sicuramente un po' diversa di quella che poi ha un consigliere di opposizione. Come sta vivendo questa esperienza? Beh, innanzitutto un buongiorno e un ringraziamento per avermi invitato a questa trasmissione. Una piccola precisazione, ho aderito alla mia lista civica, lista Lallo Sindaco in Consiglio Comunale per mantenere una Certo. posizione super partes e per rappresentare tanti bravi ragazzi che non hanno avuto la fortuna di poter essere eletti e quindi di essere presenti in Consiglio Comunale. Per quanto riguarda l'impegno da consigliere comunale dell'opposizione, devo dire che non è facile, anche e soprattutto in un periodo particolare quale quello che stiamo vivendo, perché vi è un altalenarsi di situazioni riguardanti puramente la gestione dell'ente che ti tengono sempre in tensione, anche perché al varo ci sono importanti provvedimenti tipo il PUG, il bilancio di previsione 2014, e quindi il compito dell'opposizione è quello di leggersi in maniera approfondita le carte per poter poi dire la propria in maniera appropriata. Mi fa piacere perché così entreremo un po' nel merito dei provvedimenti che si dovranno varare per San Severo, il piano urbanistico, il bilancio di previsione che sono un po', tutti gli enti sono un po' con bilanci di previsione che però considerate che sono dei veri e propri consuntivi perché se si approva un bilancio di previsione alla fine dell'anno è di fatto un consuntivo, ma un po' tutte le amministrazioni uscenti e entranti si sono trovate in questa condizione, lo stesso comune di Foggia. Lallo, lei non ha sottoscritto il ricorso che ha presentato l'altro candidato sindaco Marino, però è di queste ore, circola in queste ore la notizia che lei sta per costituire o si è già costituito nel ricorso contro l'amministrazione. È vero? E poi contemporaneamente le chiedo, ma è un pasticcio quello che l'amministrazione Miglio, il sindaco Miglio ha fatto qualche giorno fa con quella delibera in cui il comune necessariamente si deve costituire come ente, non a difesa naturalmente degli amministratori, perché qui stiamo parlando di un ricorso elettorale amministrativo, però in altri comuni non sono stati presi consulenti esterni e non c'è quell'impegno di spesa, quel tetto di impegno di spesa così alto, cioè oltre 520 mila euro. Ma sicuramente avrò modo di costituirmi insieme a qualche altro rappresentante della minoranza alla luce di quello che è emerso dal ricorso introduttivo presentato dal consigliere Mirando e dal consigliere in questo caso Dino Marino. Per quanto riguarda poi l'aspetto della delibera per l'individuazione degli avvocati, sicuramente qualcosa da ridire ci sarebbe. Ritengo che in questo momento il Comune, essendo parte terza tutto sommato rispetto ad un avvenimento che c'è stato prima Antecedente, infatti. dell'insediamento dell'amministrazione, poteva avvalersi esclusivamente dell'ottima collaborazione, dell'ottimo legale del Comune, Mario Carlino. Forse si è voluti andare un po' al di là di quello che doveva essere fatto e comunque il fatto che si sia stabilito un tetto così alto, insomma, la dice un po' lunga. È vero che il valore è indeterminabile, però sarebbe stato più opportuno che sin da subito, sin dalla delibera, si stabilisse il compenso
dei legali esterni. Peraltro noi lo spieghiamo, insomma, queste sono materie anche abbastanza complicate. Quando c'è un ricorso elettorale, il procedimento amministrativo prevede che il sindaco in carica si difenda a sue spese, perché appunto, come ha detto il consigliere Lallo, viene chiamato in causa per vicende che non attengono la funzione di sindaco, cioè lui non si sta difendendo per atti fatti come sindaco, ma appunto come precedente alla sua elezione. Questo è il primo aspetto. Anche a Foggia c'è la stessa situazione, c'è stata a Foggia nel 2009 con l'ex sindaco Gianni Mongelli, che ebbe due ricorsi del centrodestra. Devo dire che a Foggia in queste ore il sindaco Landella ha, come dire, privatamente assunto propri legali. Il comune, che come ente deve costituirsi, sta utilizzando semplicemente l'avvocatura. Non c'è stata neanche, come dice, c'è stata la determina di costituzione, che quello è un atto, ma non c'è. È evidente che aver scelto due professionisti esterni, su cui naturalmente nessuno ha nulla da dire da un punto di vista professionale, come gli avvocati Irmice e Loiolice, però, come dire, fa un po' specie, soprattutto per il fatto che se questo provvedimento dovesse durare a lungo, si immobilizzano 520.000 euro, perché quando tu li devi lasciare lì, giusto Lallo? C'è anche questo. Allora, per essere precisi e soprattutto per non dire cose che non rispecchiano poi la realtà, come dire, amministrativa, 520.000 euro è il valore, sì, è il tetto, diciamo, della causa. È chiaro che le parcelle conseguenti avranno come base di partenza per il calcolo 520.000 euro, quindi l'impegno, sì, di spesa da parte dell'ente non è di 520.000 euro, ma comunque si sarebbe dovuto prevedere un impegno di spesa per gli avvocati, che può essere 10, 20, 100, certo, ma comunque già in fase di deliberazione era importante e soprattutto doveroso e necessario che anche i dirigenti che hanno rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile si adoperassero per statuire qual è l'effettiva spesa alla quale andrà incontro il Comune. Sarebbe premesso che si sarebbe potuto usare evitare, semplicemente l'avvocatura. Si sarebbe potuto evitare, perché era in questo momento importante dare un segnale, essendo l'ente parte terza, avvalendosi del semplice ufficio legale. Peraltro, come dire, su questa vicenda potrebbero anche dire la propria i revisori dei conti, che hanno, come dire, funzioni di controllo sull'ente anche degli atti prima che si consumino, non è detto che poi si debba andare dopo. Ma andiamo un po' invece a San Severo. Lei prima l'ha accennato, è un'amministrazione che comunque deve affrontare alcuni nodi. Ora, al di là del bilancio di previsione, perché siamo già a 9/12 impiegati, abbondanti, consumati, abbondanti della precedente amministrazione, e qui avete un problema che un po' poi riguarda un po' tutti i comuni, non tutti, perché alcuni, del piano urbanistico generale. Sono piani che partono, come dire, a suon, come dire, con grande entusiasmo, poi non si sa perché, non si sa perché, si arenano. Qui a San Severo come siamo messi col piano urbanistico generale? Ma io penso che in tempi rapidi si andrà in consiglio comunale. C'è stata una recente conferenza dei capigruppo che ha stabilito una data per i primi mesi di novembre per l'approvazione in consiglio del PUB. Io ritengo che comunque sia uno strumento importante per la città, quantomeno dal punto di vista della chiarezza, della trasparenza e anche, perché no, della possibilità di investimento da parte sia dei locali di chiunque voglia investire sul nostro territorio. È uno strumento fondamentale per la vita di una città, quindi ritengo, dando merito a tutte le amministrazioni che si sono avvicendate su questa problematica, che vada approvato in tempi rapidi. Secondo lei quali sono le altre priorità proprio che riguardano la cittadinanza, quindi l'amministrazione, quella che poi è più a contatto e come dire, con i cittadini poi non è che non guardano al PUG, ma guardano ai servizi, a quelli che più
che quotidianamente fanno parte del loro vissuto. Ma sicuramente il problema delle politiche sociali rappresenta un'emergenza di non poco conto. Pare che in queste ore ci sia anche una sorta di polemica sulla mensa, su come stanno Sì, funzionando questi beh. uffici per rilasciare i moduli. È chiaro, faceva parte anche del nostro programma una più efficiente razionalizzazione di quelli che sono i compiti degli uffici dell'ente, ma quello che mi preoccupa è sicuramente il tema delle politiche sociali in un momento di grande disagio che i cittadini, non solo di San Severo, ma diciamo dell'Italia intera, stanno vivendo e quindi la programmazione con politiche sociali ad hoc è fondamentale. Mi preoccupa questo taglio di risorse nei confronti delle regioni, che comunque sono obbligate a fare i sacrifici come li hanno fatti i comuni e le province in questi anni a razionalizzare la loro spesa, ma mi auguro, ecco, che questi tagli non interessino le politiche sociali, altrimenti i comuni soffrirebbero ancora di più di quello che stanno vivendo in questo momento. Poi ci sono altre tematiche, una in particolare sorta proprio in questi giorni, quella del randagismo e del problema del canile. Devo dire che facendo onore a tutti i capigruppo, l'altro giorno ho proposto proprio nella conferenza dei capigruppo che il problema vada trattato immediatamente in una seduta di consiglio comunale proprio per dipanare qualsiasi dubbio, perplessità legato al tema e alla convenzione La gestione del canile. con l'ENPA. Quindi penso che anche su questo tema la settimana prossima ci potrebbe essere un consiglio comunale che tratterà ad hoc la questione. Ci aspettiamo naturalmente dall'assessore delegato in particolare chiarimenti su quello che è avvenuto e soprattutto su quali saranno le intenzioni dell'amministrazione per il futuro, anche perché ci risulta oltremodo fastidioso apprendere notizie o minacce velate attraverso i media. Bisogna andare nella sede istituzionale, quella del Consiglio Comunale, e dire le verità. Mettere fuori le carte, come si suol dire. Senta Lallo, torniamo un po', anzi, come dire, andiamo verso la conclusione, però con il tema politico. Questa competizione indiretta per le provinciali hanno oltremodo, sono state una cartina di tornasole che ha messo in luce la grande difficoltà, i grandi malesseri all'interno del centro-sinistra, in particolare del partito più grande, il Partito Democratico, per quello che sta succedendo. Miglio si è trovato 3 voti in meno, Landella 3 voti in più, ma ha messo anche in luce che le difficoltà stanno anche in casa vostra. Sto parlando del partito più grosso, Forza Italia, che ancora, insomma, è uscito dal PDL, ma ancora non ha un suo assetto vero e proprio, perché credo che ancora ci sia una fase commissariale con il parlamentare Tarquinio, e comunque ha messo in luce che qualcosa c'è che non va, perché se no noi non avremmo avuto una terza candidatura che pescava nella stessa casa, cioè Paolo Mongiello, che fino a poco tempo fa era uomo di Forza Italia e peraltro è stato commissario qui elettorale. Allora io le chiedo che cosa sta accadendo. Forza Italia non è stato mai, anche quando lo era prima, poi PDL, proprio un partito tradizionale, no? Era fortemente un partito berlusconiano, no? Leaderistico. Il PD sta andando verso quella strada. Ma adesso che situazione c'è? Perché qui Mongiello è stato messo fuori alla porta. Il sindaco di Apicena, Potenza, sono stati defenestrati da Tarquinio, che è attualmente il commissario. Ma sicuramente la questione di Forza Italia, del centrodestra in generale, ha in questo momento da pensieri un po' a tutti quanti, anche perché ritengo che comunque il centrodestra debba rappresentare incapitanata la reale alternativa a tutti questi movimenti centristi che ritengo siano movimenti come dire, che dureranno pochissimo. Peraltro vanno un po' di qua e un po' di là ogni Sì, volta. abbiamo un effetto emiliano,
in provincia di Foggia, che non Un dobbiamo. effetto o un commissariamento, Emiliano? Ma diciamo un effetto del commissario Emiliano e non dello sceriffo, che ha condizionato un po' anche quelle che sono state le varie competizioni elettorali. Uomo sicuramente di grande charme politico, ma questo naturalmente non rappresenta la realtà della politica. Io Ma quando lei ritengo. dice charme, lei è molto, come dire, lei è molto elegante, molto British, devo dire la verità, questa definizione ancora non l'avevo sentita. Lei intende dire che riesce in qualche modo ad attirare come una calamita mondi diversi? Qualcuno potrebbe dire invece di charme questa spregiudicatezza di Emiliano. Io non userei quel termine anche perché Politica, naturalmente, lo diciamo da un punto di vista politico. nutro per lui grande simpatia, poi naturalmente rispettiamo fortemente le appartenenze, e tra l'altro è anche assessore del mio Cioè, alla ente sicurezza. alla sicurezza. Qualche volta c'è da tirargli fortemente le orecchie per le sue continue assenze, e questo territorio, nel momento in cui ha preso un impegno, ha bisogno costante della sua presenza. Gli ho detto nel primo Non è consiglio molto presente come comunale, assessore? ma io non penso proprio che sia presente, e su questo naturalmente il buon Michele Emiliano dovrà dare un po' di spiegazioni alla città. È vero che la opposizione, io in particolare, su alcune tematiche piuttosto scottanti per la città, tipo quella della legalità e dell'ordine pubblico, gli siamo andati incontro. Abbiamo fatto un'opposizione costruttiva per arrivare poi alla emanazione di un documento comune. Perché sulla legalità non è Sulla che c'è necessità legalità di dividersi, non è proprio il non caso. ci sono colori, però ci aspettiamo comunque una maggiore presenza e soprattutto una maggiore efficacia di azioni nell'ambito delle proprie Ma questo competenze. charme alle provinciali ha attirato, è stata una calamita anche per Paolo Mongiello, è questo che lei intendeva dire? No, sicuramente no, perché ritengo Paolo Mongiello, mio buon amico e grande amico, di non lasciarsi attrarre da sirene che, ripeto, durano proprio un attimo in Però termini Lallo, quel politici. 3%, va bene, alla fine ha penalizzato la parte da cui lui viene. Ma è possibile che in politica si debba continuare a operare in questo modo? Alla fine, parliamoci chiaro, politicamente, cosa ci ha guadagnato Paolo Mongiello scendendo? Va benissimo, come dire, è legittimo mettersi in gioco e partecipare, no? Però è sembrato più lo strumento nelle mani di questo centrosinistra molto allargato che ha dentro appunto Emiliano, ma ha recuperato il consigliere regionale Lonigro, ha all'interno l'assessore regionale Leo Di Gioia. Di fatto politicamente non è Guardi, sembrata una mossa, è sembrata una mossa io azzardata. non credo in una disonestà ideologica di Paolo No, questo per amor Mongiello, di Dio. questo assolutamente. Io credo che Paolo Mongiello, con la sua fermezza nel rimanere candidato, abbia voluto dare un A segnale, anche e Tarquinio? soprattutto a Forza Italia, che sia rappresentata da Tarquinio, da Lallo o da chiunque altro in questo momento, ma un segnale ad un partito che non esiste. Il Cioè non siamo un problema, partito non siamo un padronale. partito. O quantomeno, magari Lo lo eravamo, ma eravamo, ma adesso. adesso non lo possiamo essere più. Io ritengo che tutto nasca da quella invenzione del PDL, che forse ci saremmo dovuti risparmiare un po' tutti quanti. È da lì che nascono i nostri problemi, perché poi al di là del partito padronale, devo dire che anche e soprattutto a livello locale c'è sempre stato grande confronto, grande democrazia all'interno del partito e del movimento. Glielo dice colui che insieme a qualche altro ragazzo ha fondato Forza Italia a San Severo. Tra Quindi lei l'altro si ritessera risultato. adesso che siamo in fase di tesseramento? Ma Ci sta pensando? ci sto pensando, sì. C'è il 30 di novembre, c'è stata un'ulteriore A proroga, tempo! quindi c'è tempo. Ma sicuramente prima del tesseramento sarà importante capire in quale direzione Forza Italia di Capitanata vorrà andare, perché certo ci troviamo nel bel anno più totale
e amministratori come Mongello, come Potenza, per arrivare a mettere su questo tipo di azioni di contrasto sicuramente avranno avuto delle ragioni, anche se poi il risultato purtroppo ha penalizzato un amico come Franco Landella, il quale sicuramente meritava più di Miglio di ricoprire quel ruolo importante di presidente della provincia. Bene, conclusa qui questa nostra chiacchierata, grazie per averci seguito, so che ci state seguendo in molti, grazie, e noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Grazie.